Ogni 17 gennaio la Chiesa festeggia Sant'Antonio Abate. Nato a Coma in Egitto intorno al 250, a 20 anni abbandonò tutto per vivere prima in un luogo deserto e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse una vita in solitudine per più di 80 anni e morì ultracentenario. Sant'Antonio si dedicò alla cura dei sofferenti, operando guarigioni miracolose e scacciando il diavolo. La sua figura viene spesso rappresentata con un maiale al suo fianco perché in quel tempo era allevato dai monaci antoniani. Da quella volta si sono aggiunti altri animali e per estensione l'abate è diventato il protettore di tutti gli animali della stalla e domestici. Molte comunità tutt'oggi organizzano momenti per benedire i propri amici a quattro zampe, come a Pesaro che dopo lo stop di 2 anni domenica scorsa è tornata a riorganizzare tramite le giacche verdi provinciali la giornata in onore di Sant'Antonio. Presente durante la benedizione, Donaldo Marinelli del convento di San Giovanni. Devo dire grazie al comune di Pesaro perché ci hanno dato l'autorizzazione, ma anche alla prefettura e alla questura perché abbiamo avuto l'autorizzazione di fare questa benedizione. Essendo una benedizione diciamo anche a carattere non locale ma anche fuori locale, diciamo, è aperta quasi da tutta Italia, perché anche quest'anno, sapendo che la nostra benedizione veniva di nuovo in funzione, mi hanno chiamato anche dal Veneto, dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, c'è una piccola decorazione, vengono anche oggi. Abbiamo cercato di dirgli che il prossimo anno li accoglieremo a braccia aperte. Le giacche verdi però durante l'anno, essendo un'associazione di ambientale protezione civile, noi ci ritroviamo tutte le settimane a fare il monitoraggio del territorio. Controlliamo, siamo le 6 vecchie famose sentinelle o nuove sentinelle, perché sono più di 30 anni che le giacche verdi esistono. C'erano cani, gatti, uccellini e addirittura un coniglio, oltre ai tanti cavalli in formazione delle varie associazioni presenti. Allora, qui in piazza noi abbiamo previsto dai 50 a 60 cavalli, il numero sarà questo all'incirca. Ma non solo Pesaro, anche diverse parrocchie della nostra diocesi hanno ricordato la figura del santo, da Rocco Sambaccio a Sant'Orso, Pianello di Cagli e Rosciano, per citarne alcune. In quest'ultima, diversi parrocchiani si sono ritrovati davanti all'area verde della chiesa. Proprio per questo, no, in questa ricorrenza, ringraziamo il Signore per il dono degli animali, che sono una benedizione, che sono bellezza, che sono compagnia, che sono aiuto in tanti modi. Quindi ringraziamo il Signore per il dono degli animali, ringraziamo Sant'Antonio che ci dà questa possibilità e che intercede per noi.